l'apertura, diciamo. A un certo punto Picasso organizzò una grande festa dove si mangiava, si beveva, eccetera, e Apollinaire recitò una poesia improvvisata, dice lui, io non lo so se era realmente improvvisata, in cui ci sono dei versi che decretano la fine della stagione di Picasso come pittore, ma dice inizia la tua stagione africana. Quindi questa cosa quindi vi fa capire come l'influenza, quindi in questi film non si può dire tutto, e proprio per questo poi pensiamo che il professor Di Giacomo riesce a farci entrare più profondamente nell'opera. E credo che avete visto il film, è iniziato, diciamo, facendo un riferimento nascosto al Damoset d'Avignon, e poi alla fine lo riprende, e credo che poi anche Di Giacomo riprenderà questo tema. Grazie Riccardo. Intanto cominciamo un po' tardi rispetto al previsto. Ci sono da dire tantissime cose ovviamente su Picasso, vediamo di dirne qualcuna, soltanto qualcuna in ordine sparso. Sicuramente il centro della mia attenzione è Les Damoiselles d'Avignon. È vero, sin dall'inizio si parla delle Damoiselles d'Avignon come dell'opera che apre all'arte nuova del XX secolo. È veramente l'opera che apre a tutte le avanguardie possibili, le cosiddette avanguardie del Novecento. Dipendono da quest'opera del 1907. Tra l'altro, anticipo, io ci sto lavorando proprio su questa, a partire da quest'opera, per un libro che dovrebbe uscire all'inizio del 2020 per il Mulino, e che ha come centro proprio Les Damoiselles d'Avignon e la sua influenza nell'arte. Sì, questo va bene, anche questo. Sì, sull'arte del Novecento. Ecco, rapidamente, Picasso, come avete visto, è un pittore che inizia molto presto, a 12 anni, 13 anni, già 7 anni, ma insomma a 14 anni è un grande pittore mimetico, naturalistico, di tipo naturalistico, e tanto che il padre non è che abbia abbandonato di dipingere, e di fatto, almeno quello che si legge, che si sa, è che il padre, pittore, insegnante di pittura, era sì stanco, ma regala i suoi pennelli al figlio 14enne, quando il figlio vince un gran premio a Madrid del miglior pittore, dei migliori quadri di tipo appunto mimetico e naturalistico, perché il padre si rende conto che a questo punto il grande pittore è proprio il figlio e non più lui, e smette di dipingere. Quindi Picasso sapeva dipingere. Dico questo perché spesso la tradizione vuole che si pensi a Picasso come appunto quello che fa le donne, gli uomini con gli occhi davanti, di dietro, di profilo e così via, come se non sapesse dipingere. Picasso sapeva dipingere, e molto bene. Quindi il suo processo è un processo di allontanamento progressivo dalla pittura naturalistica e mimetica. Questa è l'arte di Picasso, l'allontanamento dalla pittura naturalistica e mimetica, cioè l'allontanamento da una pittura di tipo narrativo, cioè che narra, che racconta qualche cosa. A partire in modo particolare dalle Damoiselles d'Avignon, non soltanto viene decretata la fine di una pittura naturalistica, la fine di una pittura di tipo narrativo, dove cioè tra i personaggi si svolge, cioè si realizza uno scambio e dunque una narrazione, un racconto, e questo rapporto tra i personaggi, che dovrebbe dar luogo a una narrazione, a un racconto a termine proprio con queste Damoiselles d'Avignon. E inoltre Picasso, con questo quadro del 1907, segna, decreta anche la fine di una pittura che ha sempre puntato sulla bellezza. Allora, questo quadro rappresenta la fine di una pittura naturalistica, mimetica, narrativa, e di una pittura che punta sulla bellezza. Qui non c'è più bellezza. Nel 1907 la bellezza viene del tutto abbandonata, e ha ragione
qualche decennio dopo, un grande filosofo come Adorno dirà che i pittori moderni, gli artisti moderni, per amore della bellezza hanno abbandonato la bellezza. È vero, hanno abbandonato la bellezza per amore della bellezza, perché evidentemente non è più tempo questo della bellezza. Forse la bellezza ritornerà in un futuro prossimo, venturo, in un futuro successivo, ma in questo momento non c'è spazio per la bellezza. Nel Novecento, dice, scrive queste cose Adorno, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, affermando che dopo gli orrori che il Novecento, a cui il Novecento ci ha fatto assistere, lo spazio della bellezza è precluso. Ebbene, questa preclusione Picasso l'aveva ben vista sin dall'inizio del Novecento. Ecco, insisto su questo 1907 perché bisogna pensare che le avanguardie, le grandi avanguardie del Novecento iniziano intorno al 1910, 11, 12, per esempio l'astrazione, l'astrattismo, il futurismo, sono tutti successivi a Picasso, al Picasso delle Damoiselles d'Avignon. Se pensiamo a due grandi, possiamo chiamare icone del Novecento, una, 1915, Il quadrato nero sul fondo bianco di Malevich, e intorno a quegli anni, tra il 13 e il 17, ci sono i ready made di Duchamp. Ecco, sono le produzioni opposte dell'arte del Novecento, da cui ha origine poi tutta l'arte novecentesca. Da una parte una pittura che ha cessato con ogni tipo di figurativismo, e appunto l'astrazione, che con Malevich raggiunge il punto più radicale con Il quadrato nero sul fondo bianco 1915, e dall'altra parte i ready made di Duchamp. Pensiamo in particolare a Ruota di bicicletta 1913 o al famoso Fontaine, che poi è un urinatoio, 1917. Ecco, queste due strade, una che punta su una pittura, cioè su colori, su una superficie priva di ogni consistenza mimetica, e dall'altra parte invece un tipo di arte che punta tutto sulla fattività, su una dimensione cioè di concretezza, quale è quella appunto dei ready made di Duchamp. Queste due strade che caratterizzeranno tutto il Novecento, da una parte la monocromia, dove che troviamo in tanta parte dell'arte americana degli anni 40-50, e dall'altra parte questo ready made inaugurato da Duchamp, che avrà la sua esplosione poi negli anni 60 sempre in America con la pop art e così via. Ecco, queste due strade hanno origine proprio da Picasso, e in questo senso bisogna leggere anche quanto questi pittori astratti o realisti, nel senso di concreti, della concretezza alla Duchamp, dicono di Picasso. Beh, da una parte abbiamo in particolare, quello che ci interessa è proprio l'opinione dei grandi astrattisti, come Malevich e come Mondrian. Malevich e Mondrian in modo esplicito si rifanno a Picasso, considerano Picasso il loro padre spirituale. Padre spirituale perché? Beh, ma perché per poter produrre un'opera come quelle astratte dell'astrattismo, che non ha più nulla a che fare con la dimensione figurativa, che travalicano, cioè la dimensione figurativa, addirittura che travalica la dimensione dell'immagine come tale. Sono opere dove l'immagine è finita, senza immagine. E questa dimensione del senza immagine che troviamo in Mondrian, che arriverà fino a Barnett Newman, quindi siamo negli anni 60 americani, perché ancora una volta negli anni 60 troviamo questa dimensione del pittorico puro, senza immagine, senza concretezza, e dall'altra parte invece il concreto della pop art, quale è quella di Warhol. Ecco, questi sono gli opposti che hanno sempre la loro radice, il loro punto di partenza in queste Damoiselles d'Avignon. Ora, a proposito di Damoiselles d'Avignon, appunto gli astrattisti dicevano che Picasso aveva paura di fare l'ultimo passo, che loro invece hanno fatto. Picasso ha insegnato come superare la dimensione figurativa, come superare l'immagine, e perché allora non fa il passo finale di abbandonare totalmente l'immagine? Ha indicato la strada di come si superi l'immagine figurativa, cioè l'immagine mimetica che ritrae il reale qual è. Perché allora non fa il salto finale, cioè abbandonare totalmente l'immagine? Picasso si rifiuta di fare il salto totale. Apprezzo
apprezza sì la dimensione coloristica di un Mondrian e in genere dell'astrazione, per esempio del neoastrattismo americano, quello degli anni 60, Rothko, Barnett e Newman, ma continua a chiedersi, sono belli i colori, ma il dramma qui dov'è? Cioè dov'è la dimensione del pathos, per così dire, oltre la dimensione della visività che questi quadri coloristici ci offrono? Ecco, Picasso non fa il salto, si tiene indietro, si tiene cioè sull'immagine, si tiene, si trattiene sul figurativo, lo porta alle estreme conseguenze, lo scompone, lo deforma, ma rimane su questa deformazione che è molto importante, la deformazione di Picasso. Nelle Demoiselles d'Avignon abbiamo visto, ho qui un altro quadro, avete presente, vero? Poi ci ritorneremo alle Demoiselles d'Avignon. Nelle Demoiselles d'Avignon abbiamo delle immagini femminili che sono sì immagini, ma immagini deformate. È stato detto nel filmato, che, ed è vero in qualche modo, che Picasso si è rifatto anche a Gauguin. Ecco, l'ultima volta che ci siamo incontrati, che io ero qui sopra, ho parlato proprio di Gauguin, c'era un filmato su Gauguin, e quindi posso anche riprendere. È vero, Picasso ha tra i suoi referenti Matisse, soprattutto Cézanne, e poi c'è anche Derain e anche Gauguin, il Gauguin del periodo tahitiano. Però badate che c'è una grande differenza tra i quadri di Gauguin del periodo tahitiano e queste Demoiselles d'Avignon, perché Gauguin è vero che vuole andare a Tahiti perché vuole ritrovare quella che è la dimensione pura dell'arte, un'arte cioè non infarcita di cultura, ma lui dipinge le tahitiane esattamente con lo stile dell'impressionismo e del post-impressionismo francese, cioè della storia dell'arte che è arrivata fino a lui, Paul Gauguin. Laddove invece le Demoiselles d'Avignon di Picasso è un tornare indietro, ma un tornare indietro non soltanto sul piano del contenuto, quanto soprattutto sul piano dei mezzi espressivi, perché qui abbiamo a che fare con i mezzi espressivi che sono totalmente nuovi, dirompenti rispetto al passato.